valutare uno o l'altro. Ok, allora il 2021 ti metterai a studiare per imparare a suonare la chitarra, ok? Allora, Lucien, andiamo ancora in musica, ascoltiamo adesso Angelo Nero e poi continuiamo la nostra chiacchierata, ok? Ok, perfetto. Va bene, Angelo Nero qui a Top Music Web su CRT, lei è Lucien. Manca qualche cosa, lo so già. Forse non ho niente, forse ho troppi guai. Pensieri ho sempre in mente te. Questo è l'ultimo giorno d'inverno dentro me. Mi sono detta basta, lo facile non è. Solo di una cosa ho bisogno ora io. Ho tutto e non ho niente. Una carezza e una parola. Non chiedo molto, ma forse è troppo, troppo. Domani sarà primavera nel mio cuore. Ma oggi è un giorno importante. Angelo Nero, Lucien, Top Music Web su CRT Radio con il vostro Francesco Ricca a microfono e appunto Lucien al telefono con noi. Lucien, eccomi qua. Bellissimo, complimenti, qua. Complimenti, bellissimo brano. Prima di proseguire volevo salutare l'amica Sara che ci sta guardando, gli amici del Cobra Ventura.
la mia, il mio amore, la mia Mary che sta sicuramente ascoltando, e tutti gli altri. Luciem, leggevo che anche questo brano ti ha dato belle soddisfazioni perché ti ha fatto vincere un altro concorso. Sì, praticamente ho partecipato sempre ad un concorso web, e dove che questo concorso era indetto dalla Radio Interland, quindi le prime selezioni venivano fatte su web, quindi i brani più votati poi andavano in finale, e la finale veniva poi fatta dal vivo, per cui ci siamo esibiti su un palco, ma prima di questa esibizione io ho dovuto fare dei provini per cercare dei musicisti che mi accompagnassero appunto per questa finale, e quindi alla fine mi sono esibita e ho vinto questo concorso, insomma. Luciem, allora ci salutano sulla nostra pagina Facebook una certa Nina Rosania, spero di dirlo bene, non so se la conosci, dice forza Luciem. No, non la conosco. Okay. Saluto altri amici, vedo che anche Adriano, prossimo ospite qui a Top Music Web, non vi dico quando, però un bravissimo cantante irpino sarà prossimo ospite qui a Top Music Web. Luciem, tornando a te, tu scrivi anche i tuoi testi delle canzoni, no? Allora, quello che abbiamo ascoltato finora sono dei brani che non sono stati scritti da me. Io nasco come interprete, anche se diciamo che forse incoscientemente non mi rendevo conto che invece in realtà ero già una scrittrice, perché sì, comunque io già nel 98 avevo scritto un pezzo. E neanche a farla apposta, era un pezzo denso, quindi cioè, no. Il destino voleva che io andassi verso quella direzione. Però questo pezzo non è mai uscito, forse perché magari non ho trovato le persone giuste, non era il momento. E alla fine la voglia di scrivere comunque c'era ed è venuta fuori con l'ultimo singolo, My Hot My. Quindi adesso praticamente... con questo singolo ho iniziato a scrivere e non mi fermo più. Vabbè, allora sì. Hai delle ispirazioni particolari? Ma io sono emozioni che vivo, emozioni che sento al momento, e quando le sento io le metto per iscritto e le tiro fuori come musica, insomma. Certo. Senti Luciem, ascoltandoti, io ritornando forse anche agli anni 90 appunto, io personalmente ti associo a livello vocale a Anastasia. Qualcuno te l'ha mai detto? Sì, no, ultimamente me lo stanno dicendo in molti. Era una cosa a cui sinceramente non ci pensavo proprio, perché io vabbè ascolto un po' di tutto, però non mi sono mai diciamo ispirata in particolar modo a lei, e insomma probabilmente in qualche modo posso ricordarla. No, ma diciamo come timbro di voce personalmente lo associo un po' a Anastasia, quindi personalmente diciamo brava da questo punto di vista, perché veramente hai un timbro particolare di voce. Tornando allora agli amici, ci stanno guardando, saluto ancora Antonio pure, che ci stanno guardando su WhatsApp, se ci volete scrivere 328 88 12 506. Luciem, andiamo ad ascoltare un altro brano ancora, che anche questo ti ha dato anche soddisfazioni in altri concorsi. Nata per stare con te. Esattamente, ascoltiamolo allora. Ok, lo vuoi lanciare tu? Dai, ogni tanto io lo faccio sempre con i miei ospiti, almeno un brano lo lanciano loro. O vuoi fare quello finale? Dimmi tu, come preferisci. È indifferente. Vai, lancia questo, dai. Vi invito ad ascoltare Nata per stare con te. Ok, e noi l'ascoltiamo, Luciem, qui a CRT Radio. Ooh.
scusami per le parole che non ti ho detto. Ascoltami, senza te la mia vita è un niente. Non ho ragioni per tutto quello che è successo, ma io lo sai, vorrei averti qui adesso. Nata per stare con te, Luciem, qui a Top Music Web su CRT Radio in diretta con il vostro Francesco Ricca, che ho scoperto oggi che oggi è una forma di San Francesco, c'è un santo che è San Francesco. Infatti saluto la mia amica Angelita che mi ha fatto gli auguri oggi, ho detto vabbè grazie, però non mi risulta che proprio io oggi è San Francesco, vabbè il mio ufficiale è il 4 ottobre, vabbè ti ringrazio e saluto la mia amica Angelita. Luciem è ancora a telefono con noi per raccontarci la sua carriera artistica, vero Luciem? Esattamente. Allora, anche dicevamo Luciem, poi parliamo un po' come dire di attualità, Nata per stare con te ti ha dato anche questo brano delle belle soddisfazioni. Sì, questo brano ha partecipato a un altro concorso, devo dire che con l'album Io ci sarò ho fatto quasi l'unplain, sì. Praticamente era un concorso anche questo web dove ogni settimana il brano più votato andava poi di diritto in una compilation con l'etichetta Made Independent di Francesco Facchinetti, e appunto Nata per stare con te
è stata tra i brani di questa compilation. Ma brava, complimenti Luciem, veramente complimenti, ci stai raccontando delle belle soddisfazioni che hai avuto, che penso sicuramente avrai. Brava, brava, brava.